Gesù Cristo, questo è il tema che voglio proporvi. Nessun popolo in nessun secolo ha saputo fare a meno di Lui. Non ha saputo fare a meno di Gesù Cristo Adamo, nostro padre, che piangendo il suo peccato nei dolori e nelle fatiche del suo lavoro lo vide e lo annunziò a noi che siamo suoi figli e nipoti. Il tempo prima della venuta di Gesù lo aspettava con ansia e riponeva in lui tutto il suo desiderio e la sua speranza, e in questa fede aspettavano la salvezza. E dalla sua venuta fino a noi, pensateci un po', è un continuo tributo a Gesù Cristo nel bene e nel male, passatemi il termine. Tributarono a lui onore con fatiche, sudore, sangue, gli apostoli, i suoi amici. E poi i martiri nei successivi tre secoli di persecuzione. E poi vennero le generazioni cristiane a rendergli onore con l'esercizio delle virtù. E oggi specialmente il mondo non può fare a meno di Gesù Cristo. Sembra assurdo fare un'affermazione di questo tipo, perché è vero, è stato allontanato, non è stato compreso. Era nel mondo, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. E infatti lo hanno cacciato dalle sedi del potere, laddove si decidono le leggi. Lo hanno mandato via dalla scuola, dove si forma l'uomo. Lo hanno tolto perfino dall'arte, dalla letteratura, figurarsi dalle scienze. Ma perché tutto questo male ci dice che il mondo non può fare a meno di Gesù Cristo? È semplice. Perché tolto Gesù Cristo, non si è saputo chi sostituirgli. Tolto il Vangelo, e dunque una verità eterna, tutto è instabile, soggetto al capriccio, allo spirito del tempo. E la conclusione alla quale si giunge non è che questa: l'uomo è una bestia e la società è un inferno. Senza di lui il mondo dimostra di non conoscere la pace. Quante volte lo ripeteremo con la liturgia in questo tempo? Vieni, Signore Gesù. E non dobbiamo mai dimenticare la portata di questa affermazione. Il 25 dicembre non verrà proprio nessuno in una sperduta grotta di Betlemme. Questo è già accaduto e il nostro desiderio non si può volgere a ciò che è già nostro possesso, e grazie a Dio è così. Dunque, ricordando con tenero affetto quell'avvenimento al cuore del tempo, la nostra preghiera, la nostra speranza si rivolge al giorno tremendo e glorioso del ritorno del Signore giudice dei vivi e dei morti. E mentre lo attendiamo vigilanti, chiamandolo ogni giorno, vogliamo dire che abbiamo bisogno di Lui, che questo mondo ha bisogno di Lui. E allora, visto che questo nostro stare insieme è nella cornice dell'Avvento e per di più in questa domenica che è tutta gioia, tutta splendore, in cui si rompono le opere del digiuno e della penitenza di questa Quaresima dell'inverno, voglio parlarvi proprio dell'incarnazione del Verbo, cogliendo due aspetti, la bellezza e gli effetti. E allora, o sapienza increata, stiamo per accostarci a te. Illumina il nostro intelletto, riscalda il nostro cuore con le belle fiamme del tuo amore e conduci tutti ai godimenti eterni del cielo. Primo passo, la bellezza dell'incarnazione.
Che cos'è mai la bellezza? Dove la possiamo trovare? Anticamente, e mi riferisco a Platone e alla sua scuola, che pure avevano ereditato questo pensiero, si diceva che la bellezza sta nell'armonia delle parti. E allora ecco che è bello il cielo, sono belli i fiori, può essere bella una statua, un quadro, un essere umano, ma l'incarnazione è di tutto più bello, perché è un mistero di armonia. Lo dico difficile. Vi è armonia tra la possibilità dell'incarnazione e il fatto dell'incarnazione. Mi spiego. L'incarnazione è un fatto, questo è certissimo, ce lo dice la fede. Eppure consideriamola in sé per sé, è forse qualcosa di possibile? Gli eretici ragionano in questo modo. È possibile l'incarnazione del Verbo? Dio, uomo, unire infinito e finito? Beh, nel momento in cui il finito incontra l'infinito, uno dei due cessa di esistere. E questo è il finito, perché si perde in ciò che è più grande di lui. E allora, se le cose stanno così, o l'incarnazione è impossibile, Dio che si fa uomo, oppure tutto è Dio, cioè il più piccolo si perde nel più grande. Entrambe queste due risposte sono sbagliate. Bene, per capirci come risolvere la questione, pensiamo a noi esseri umani. Noi siamo stati creati ad immagine e somiglianza di Dio, e allora dentro di noi c'è qualcosa che dimostra la possibilità dell'incarnazione, di questo misterioso incontro tra ciò che è finito, la creatura, e ciò che è infinito, il creatore. Innanzitutto vediamo questo nella nostra anima e nella sua sete. In essa finito e infinito sono in perfetta armonia. Pensate all'intelligenza, che è una facoltà dell'anima, è finita, è creata. Eppure la sua capacità di apprendere non ammette un termine. Anzi, più conosce e più ha bisogno di conoscere ancora. E infine riconosce che sarà sazia solamente in Dio. Pensiamo poi al nostro cuore. Anche questo è qualcosa di finito, di creato. Eppure si sperimenta che più lo si riempie con i piaceri della terra e più lo si lascia vuoto. Il cuore è fatto per amare, si dice. Bene, Dio solo, egli che è infinito, può riempire questo cuore finito. E allora noi siamo fatti così. Abbiamo due nature diversissime, l'una materiale, il corpo, l'altra spirituale, l'anima. È dalla perfetta armonia di queste due cose che il Creatore volle combinare in ciascuno di noi viene fuori una sola persona, indivisibile, l'uomo. L'incarnazione è un mistero profondissimo al quale nessuna intelligenza può avere l'ardire di avvicinarsi, ma pure l'uomo è un mistero. Chi mai ha spiegato come l'anima pensi col cervello, ami con il cuore, come le sensazioni che abbiamo con i sensi diventino poi pensieri, affetti? L'uomo che riflette su se stesso ne scopre l'armonia, la bellezza, e allo stesso tempo riconosce esserci qualcosa di incomprensibile, qualcosa che ci supera. In noi certamente l'anima è come una perla preziosissima, dà la vita al corpo. Se l'uomo soffre, gioisce, spera, se opera il bene o il male, è l'anima che si prende la responsabilità.
perché tutto avviene in suo nome. Ora arriviamo all'incarnazione. Anche Gesù Cristo ha in sé due nature, quella divina, vero Dio, e quella umana, vero uomo, dal momento in cui prende carne ed anima nel seno purissimo della Vergine Maria. E queste due stanno in armonia tra di loro. E come dice il Concilio di Calcedonia, stanno senza separazione e senza confusione, in armonia. Dunque sono due le nature, ma una sola la persona, quella divina del Verbo incarnato. E infatti quanto è da Lui operato nella sua umanità santissima, noi lo possiamo riferire all'agire di Dio che veramente ci ha visitato. Pensateci un po', un Dio che paradossalmente nasce, che cresce, che stenta, che passa beneficando, che predica, che sparge il suo sangue, che agonizza, che muore. Ditemi o no se questa non è armonia. È una commovente armonia tra la possibilità dell'incarnazione e il fatto, anche se a un certo punto finiscono le parole per esprimerla, tanta nella grandezza. Ancora, nell'incarnazione vi è armonia, attenti bene, tra la possibilità e la convenienza, mi spiego. Mi riferisco ora alla grande domanda che non dà pace alla mente dei teologi. Perché Dio si è fatto uomo? O per dirla più terra terra, chi gliel'ha fatto fare? Il motivo è uno solo, il riscatto del genere umano. E qui l'armonia è la più dolce che l'anima possa sentire. L'uomo cadde, e lo sappiamo tutti come è andata al principio. Ebbene, Dio volle rialzarlo, riparare. Certo, Dio è onnipotente, è sapientissimo, e poteva avere non uno, ma mille e mille modi possibili per compiere la sua volontà. Tra questi modi, scelse di venirci a prendere. Dicevamo che noi siamo fatti di carne, ed è nella nostra carne che noi sentiamo la miseria, il peso, la fatica, è la carne che subisce la morte. E l'anima nostra sperimenta tutte queste conseguenze del peccato antico. Bene, il Verbo doveva diventare a noi simile in tutto, fuorché nel peccato, dice l'Apostolo, e questo per usarci misericordia. Il Verbo doveva prendere la nostra stessa carne, in essa soffrire i nostri stessi dolori, per liberare dalla schiavitù del peccato la nostra anima e il nostro corpo dalle pene future. L'incarnazione era conveniente per amore. Ogni essere umano ama il suo simile. Quando Dio formò Adamo e lo vide solo, volle donargli Eva, proprio perché trovasse qualcuno di simile a lui. E con questo suo simile instaurare un amore vicendevole. Allora l'uomo ama chi gli somiglia. Bene, il Signore degli eserciti, il totalmente altro, voleva legarci con i vincoli dell'amore e per essere amato doveva venire tra noi come uomo. Sul volto di Gesù, sulle sue labbra, nei suoi occhi, dovevano risplendere la bellezza del Dio vicino. Nei suoi gesti e nei suoi benefici doveva risplendere la sua onnipotenza e la sua misericordia. Ed è anche per questo motivo che era conveniente venire bambino, non solo entrando in questo mondo nella forma della nostra più grande debolezza, ma soprattutto per attrarre il nostro amore. Adesso arriva la citazione, quella bella bella.
l'ha detta il Papa Benedetto XVI la notte di Natale del 2005. Dio è così grande da poter diventare anche piccolo. Dio è così potente da potersi fare inerme e ci viene incontro come bambino, così che possiamo amarlo. Chi non è capace di commuoversi contemplando il presepe? O ha un cuore di pietra nel petto, oppure un cuore non ce l'ha proprio. Nel Dies Irae, l'antica sequenza della messa da morto, oggi custodita nell'innario latino del breviario, vi sono due strofe di una bellezza che raramente si potrà mai eguagliare. Una dice così: «Queres me sedisti lassus, cercando me ti sedesti stanco, mi hai redento con la tua croce, che tanto sforzo non sia vano». E qui vi è tutta l'armoniosa avventura di Dio che si è incamminato verso di noi, che si è fatto uomo discendendo fino agli abissi della nostra esistenza umana, fino agli abissi della morte per risollevarci. Come questo pensiero non ci spinge a ricambiare il suo amore con il nostro amore? Quale cuore freddo resta indifferente? E poi la certezza della sua grande misericordia ci spinge a implorare pietà, come questo verso della sequenza che a parer mio, ma è un parere mio, è forse tra i più belli. Ricordare. Ricorda, o Pio Gesù, che io sono la causa del tuo viaggio, non lasciare che quel giorno io sia perduto. Ricordare. Bisogna scolpire in mente questa parola. Ripeterla davanti alla mangiatoia, ripeterla davanti alla croce, come fece già il buon ladrone. Ricordati di me, perché per me sei venuto. Ecco dunque le bellezze del mistero dell'incarnazione. E c'è da ringraziare tanto il buon Dio per il dono della fede che ci ha fatto, perché con essa, oltre che di tanti benefici, riceviamo anche la luce, e in questa luce noi possiamo contemplare l'armonia di questo mistero: Dio che discende sulla terra e si incarna nel seno purissimo della Vergine Maria per noi uomini e per la nostra salvezza. Gli effetti dell'incarnazione. Il primo e immediato effetto è la nobilitazione dell'uomo, perché la nostra carne ha ricevuto un altissimo onore, il più grande che potesse immaginare, è stata assunta e santificata. E non solo la carne, ma come vi dicevo, Dio, venendo tra noi, prese anche un'anima, e dunque l'uomo tutto intero è reso nobile. Immaginatevi una sorta di matrimonio in cui un inferiore viene innalzato in modo vertiginoso. È un ragionamento di corte. Un re, un principe, che si innamora e sposa una contadina. Per il semplice fatto che l'ha sposata, la contadina diventa regina o principessa. Questo è avvenuto in noi. Allarghiamo poi il nostro sguardo. Pensiamo alla storia e ci rendiamo immediatamente conto dai fatti concreti dei benefici dell'incarnazione, non solo a riguardo dei singoli, ma anche a riguardo delle famiglie, della società. Non vi spaventate se inizio da lontano. Prima di Cristo non c'era nient'altro che tempesta, e una tempesta che non conosce via di miglioramento. Anzi, proprio la religione era il fattore che imbestialiva l'uomo, passatemi il termine. Gli idoli adorati sono fatti delle peggiori materie, delle forme più oscene, dai significati ancora più gravi e dai fini ancora peggiori.
solo un piccolo popolo si isola, è fedele al vero Dio che a lui ha parlato, e tutto il resto è contaminato dagli idoli. E nell'impero romano addirittura sono messi insieme in un tempio che hanno chiamato il Pantheon. E da una religione così non potevano che scaturire costumi. Padri tiranni di figli, figli tiranni di padri, donne che poco ci manca a considerarle animali, la schiavitù e ludibrio di tutti, uomini zimbelli di padroni che si divertono nel sentirli soffrire. Tutti questi secoli, che cosa aspettavano? Aspettavano la redenzione. Ed è un sospiro, badate, universale, non solo degli ebrei. Pensate che gli egiziani avevano un Dio che chiamavano conduttore e lo invocavano gridando, vieni. I caldei pregavano un Dio chiamato Mercurio e lo invocavano dicendo, noi ti aspettiamo, o salvatore degli uomini. E potrei continuare. Dalla scrittura apprendiamo che i greci veneravano il Dio ignoto. E San Paolo rivela loro essere proprio il Dio di Gesù Cristo. Dunque tutta l'umanità antica implorava, vagando come ciechi nelle tenebre, l'avvento del Signore. E ora vediamo com'è cambiata dopo la sua venuta. Gli idoli crollano. Cadono anche i templi pagani e sui loro ruderi nascono le chiese. Per adorare l'unico e vero Dio, vi ho citato il Pantheon, da inferno è diventato paradiso, gloria della Roma cattolica. Le profezie dei tempi pagani non hanno più ragione di essere. Oggi è sorta un'altra voce, il Verbo si è fatto carne, Gesù Cristo. E con la predicazione del Vangelo che cosa avvenne? Cambiarono i costumi. Al posto della tirannia, la carità. E i discepoli del Signore divengono un solo labbro, un cuore solo e un'anima sola, dicono gli Atti degli Apostoli. E tutto si rinnova. Io faccio nuove tutte le cose. Ricordate queste parole di Gesù? E allora i re diventano padri di popoli. Le leggi degli stati si modellano su quella eterna di Cristo. I sudditi perfino obbediscono ai loro sovrani non per timore, ma perché vedono in lui l'autorità di Dio che lo ha unto e consacrato. La famiglia, questa ritorna all'antico splendore, una volta che ha avuto come modello la santa famiglia di Nazareth. E allora vi sono due mondi, uno al di qua e uno al di là della croce. E questo è un effetto dell'incarnazione. E i frutti della gloriosa nascita del Signore sono così splendidi da investire e salvare tutto ciò che di buono e bello esisteva prima, e nello stesso tempo da superarlo enormemente, oscurando tutte le opere, perfino le più grandi. E allora quanto è bello essere cristiani. Davvero preghiamo con infinito fervore al mattino e alla sera, ti ringrazio d'avermi creato, fatto cristiano. E cosa è avvenuto in noi di così particolare quando siamo stati fatti cristiani? Attenti bene, la mente ha come vita la verità. Quanti l'hanno cercata la verità? Abbiamo enciclopedie di filosofie. Eppure a tutti la verità è sfuggita di mano, e se da qualche parte faceva capolino, poveretta, era attorniata da mille schifezze di errori. Perché tutto questo? Perché la verità non era ancora discesa sulla terra. La verità è colui che disse, io sono la verità, Gesù Cristo.
E la nostra intelligenza, dal momento che la verità è apparsa, non ha più da faticare dietro a pensatori, a perdersi nei sistemi di chissà quale scienza, perché badate che un semplice bambino o un'anziana signora alla scuola del Maestro Divino è più sapiente di Socrate e di Platone. E poi non abbiamo noi due specie di fedi diverse, una dei dotti e una degli ignoranti, no. La verità è una, ed è per tutti. Lo stesso che crede il grande San Tommaso d'Aquino, lo crede l'artigiano. La stessa fede che ha il Papa in Vaticano, ce l'ha chi svolge i lavori più umili. La verità con Gesù Cristo non è un monopolio di pochi, ma è alla portata di tutti. È come il sole, che sparge i suoi raggi, e non per un paese solo, ma man mano che fa il suo corso per tutta la terra. Ecco perché la Chiesa di Gesù Cristo la chiamiamo cattolica, cioè universale. Perché che si venga dall'Oriente o dall'Occidente, in tutti i secoli, luoghi e per tutte le condizioni, la fede è sempre quella. E se anche un angelo scendesse ad annunciarvi una fede diversa, non seguitelo, dice l'Apostolo. La fede è sempre quella, e questo è meraviglioso. È la verità che ci viene da Cristo che ci dona pace, tranquillità, perché è qualcosa di fermissimo. E allora non c'è dubbio dietro al quale perdersi. E il Maestro, con la maiuscola, che l'ha insegnata a noi, non può ingannarsi e non può ingannare. E poi vi dicevo, prima di concludere, che oltre a dare vita alla nostra mente, l'incarnazione dà vita anche al nostro cuore. Gesù Cristo è la vita del nostro cuore, perché il cristianesimo non è qualcosa di astratto, un'idea, è anch'esso incarnato. Non è sufficiente credere bene, bisogna anche vivere bene, perché come insegna San Giacomo, la fede senza le opere è morta. E allora la verità deve praticarsi, chi fa la verità viene alla luce, dice Gesù. E ricordate sempre quell'importante lezione che un giorno volle lasciarci: siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Ogni volta che mi capita di pensarci, rimango incantato da questo comando così sublime. E questo perché è un comando che può venire solo da Dio, perché essendo Lui perfetto, ci può dare tutti gli aiuti necessari per realizzare questa impresa che deve essere di tutti, la vocazione universale di ogni uomo, diventare santi. Dio si è fatto come noi, per farci come Lui. E la vita del Signore nostro è offerta come esempio a noi Suoi discepoli. Venite dietro a me, imparate da me. E se ricordate, San Paolo arriverà a dire: siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. L'esempio offertoci da nostro Signore è anch'esso universale, modello per ogni uomo di qualunque età è stato. E se non approfittiamo degli effetti dell'incarnazione, ahimè, il sangue di Gesù, la nostra redenzione, rimarrebbe inutilmente sparso. Chiudo. Qualche giorno fa nel breviario vi era una meravigliosa meditazione presa dalla salita al Monte Carmelo di San Giovanni della Croce. Ne ripropongo solo un passaggio. Chi volesse ancora interrogare il Signore e chiedergli visioni e rivelazioni, il santo si riferisce ai tempi prima della venuta di Cristo, dove molte volte Dio ha parlato in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti. Bene, dice il santo, non solo commetterebbe una stoltezza, ma offenderebbe Dio, perché non fissa il suo sguardo unicamente in Cristo e va cercando diverse cose e novità.
Dio è diventato in un certo senso muto, non avendo più niente da dire, perché l'ha detto tutto e pienamente nel Figlio suo. Parrebbe infatti Dio rispondere: questo è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Se ti ho già detto tutto nella mia parola, che è il Figlio mio e non ho altre cose da rivelare, come posso dirti o rivelarti qualche altra cosa? Fissa lo sguardo in Lui solo e vi troverai più di quanto chiedi e desideri. In Lui ti ho detto e rivelato tutto. E allora, qual è stato lo scopo di questa mia povera meditazione? Semplicemente indirizzare il vostro sguardo. Guardare con occhi diversi, occhi di fede, il bambino di Betlemme. Considerare per la vostra vita ciò che è avvenuto in quella grotta e perché è avvenuto. E veramente, per finire, non posso non volgere lo sguardo alla Madonna Santissima e rivolgervi, a partire da questo esempio che vi racconto, il mio augurio per un Santo Natale. Tra i ricordi di infanzia di San Bernardo vi è questo. La notte della vigilia si era recato, come sua abitudine, alla messa della notte, quando, visto il ritardo per l'inizio della funzione, come normale per un bambino a quell'ora tarda, si addormentò, quasi cullato dal calore delle persone presenti e dalla ripetizione della preghiera del Santo Rosario. Bene, ci riferisce il santo che in quel sonno vide come la Vergine con in braccio il bambino attraversare il paradiso e scendere quasi su quella chiesa. E mentre compiva la sua traversata, la Madonna mosse Gesù bambino, indicandogli Bernardo, dicendo queste parole: guarda, figlio mio, tra tutta quella gente, il mio piccolo Bernardo. E pare che Gesù bambino aprì i suoi occhietti e, rivolgendosi al santo, gli sorrise. Allora accogliamo Dio che viene. Prepariamo il nostro cuore non come una povera mangiatoia, ma come un trono regale. Facciamolo con una buona confessione. E poi, come in questa storia, chiediamo alla Vergine di presentarci al Figlio suo, e il Figlio suo voglia sorriderci, mentre, contemplandolo, gli ripetiamo quell'atto di fede che fu già nelle labbra del poverello di Assisi: Deus meus et omnia, mio Dio e mio tutto. Allora sarà Natale. E così sia. Sia lodato Gesù Cristo.